Vacanze prolungate nell'Alto Serio, dove il rientro dei più è previsto dopo l'Epifania. Complice l'ottimo innevamento delle piste di discesa a Lizzola e di fondo a Valbondione, le seconde case manterranno gli infissi aperti per un altro po' di giorni. Con un buon andamento, la gente ha cominciato ad arrivare comunque intorno al 31. Prima c'è stata meno gente, dopo dal 31 c'è stata una ripresa. Adesso c'è in giro parecchia gente. Valbondione e anche soprattutto Lizzola. Seconde case piene, alberghi anche, ripeto, soprattutto per dal 31 e adesso per questa prossima settimana. Il freddo pungente che avvolge la zona non scoraggia i tanti, difficilmente rinunciatari alle attrattive paesaggistiche e alle molteplici iniziative proposte dall'ufficio turistico ai piedi delle cascate del Serio. Proprio oggi pomeriggio, il 2 gennaio, c'è un'iniziativa per i bambini, volevamo farla con la neve, una gara di pupazzi di neve, invece abbiamo optato per una gara di pupazzi fatti con i palloncini, visto che comunque la neve è abbastanza gelata. Il 5 c'è un concerto di Natale in chiesa parrocchiale, gospel. Il 4 ricordo all'Ostello della Gioventù una serata insieme a Lupi Cecoslovacchi, anche qua verranno lette delle favole per i bambini riguardo questo animale, viene presentato questo animale, mentre stasera, dimenticavo, ma non è meno importante, una serata dedicata all'Avis di Valbondione con un concerto, un rinfresco e brindisi di inizio anno. Difficile tracciare anticipatamente un profilo del periodo festaiolo, certo è che gli operatori della zona guardano con ottimismo alle prossime giornate. L'arrivo dei turisti dell'est incrementerà il tradizionale periodo dedicato alle settimane bianche.